Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a montare questa finestra in questa parte di questa stanza che, per chi non lo sapesse, questa in origine era il locale legnaia, poi trasformata in locale caldaia. Infatti qui è stata murata la finestra per far passare un tubo di scarico che andava nella canna fumaria e quindi hanno chiuso la finestra che c'era, che è tuttora comunque sulla mappa dell'immobile. Visto che io ho rimosso il caldaia, questo locale l'ho adibito a magazzino più estensione del laboratorio, mi serve che la finestra sia riaperta per avere un pochino di luce in più e un ricambio d'aria. In un video precedente abbiamo portato il telaio e le lentine alla misura che ci serviva, perché questa è una finestra che ho smontato dall'atrio della zona notte di questa casa per metterne una nuova in PVC. E quindi questa direi che ci sta perfettamente una volta adeguata qui. Adesso abbiamo adeguata, quindi dobbiamo andare a rompere questo muretto di forati che è stato fatto per poterla installare. Quindi mi sono già messo la tutina e andiamo a fare un po' di casino e un po' di polvere. A questo punto questa è la situazione che ci troviamo. Non è che entri tutta questa luce, ma siamo anche in autunno inoltrato, sicuramente durante il periodo estivo ne entrerà di più. Abbiamo posizionato il nostro telaio, sotto c'è il telaio della vecchia finestra che lasceremo e utilizzeremo come falso telaio per avvitarci sopra questo telaio nuovo che ci mettiamo. Sarebbe stato troppo bello se fosse stato già dritto, ma da questa parte il telaio è abbastanza storto, quindi andremo a correggerlo un pochettino, in modo che non faccia diventare storto anche il nostro e poi ovviamente la finestra non si chiude. Quindi adesso facciamo dei fori sul telaio per oltrepassarlo, dopodiché con queste viti andiamo a fissarlo sul telaio vecchio, mettendo degli spessori dove serve per non farlo storpare. Grazie.
Direi che la finestra funziona, quindi possiamo continuare nell'installazione. Ora con un po' di schiuma poliuretanica andiamo a chiudere i buchi più grossi prima di continuare. La schiuma era avanzata dal montaggio della finestra al piano di sopra, quindi era un po' poca e stiamo provvedendo a riempire gli spazi con della lana di roccia, lana di vetro che rivestiva appunto la caldaia che c'era qui. Almeno le diamo una nuova vita. A questo punto non ci rimane altro che fare dei profili che vanno a coprire lo spazio che c'era in più e che abbiamo riempito di isolazione. Per coprire dove abbiamo messo l'isolazione abbiamo trovato tre assi che si prestano a quel lavoro lì. Andiamo a portarli a misura con la troncatrice e poi li andiamo a montare. Ebbene amici, la finestra è perfettamente installata, quindi anche questo lavoro e questo video può ritenersi terminato. Non abbiamo curato tanti dettagli estetici perché come ben sapete qui siamo in laboratorio, non è che ci interessi più di tanto, anche se comunque sia non è venuta male. È rustica un po' come tutto quanto l'ambiente in cui è collocata. Abbiamo ottenuto sicuramente un pochino di luce, la possibilità di ricambiare l'aria. Ma soprattutto, avendola installata, adesso possiamo andare avanti con i lavori, perché qui dove sono io comunque verrà ancora organizzato, verranno fatti dei banchi da lavoro e fino a che non sistemavamo la finestra non potevamo continuare. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, lasciatemi un commento anche per farmi sapere la vostra opinione, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo video e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.